Allora, riprendiamo ragazzi, 4 meno un quarto del pomeriggio, 35 minuti. Questo pezzo qui, se non ricordo male, l'avevo già fatto con Ellie. Non capisco. Scattato l'allarme qua. Siamo intrusi. E stava sognando dopo che si è fatta questo. Qui siamo sempre nell'acquario, penso, nella barca. Vediamo un po'. Seattle, giorno 2. Serafita, mamma mia. Devo salvarlo prima che sia troppo tardi. Allora, ragazzi, con calma qua. Qua siamo su quel famoso ponte. Lo ricorderete. Queste sono iene, sì. Piano. Non devo cadere. Ok. Non credo che mi possa più servire, comunque, mai dire mai. Bellissimo, mi sono arrabbiato tanto anche in questo gioco perché tante cose non ci sono che non mi convincono, però siamo arrivati fin qua, questo è quello che conta. Ce lo facciamo questo. Sto cercando di stare attenti. Ma dove cacchio andiamo qui? Perché qui è pieno di loro. Pieno. Guardie lì sopra, mi sembra di non vedere. Di non vederne. Facciamo così. Molto bene, cominciamo già a prendere roba qua. Fermo, fermo, fermo. Siamo fermi. Fermo, che non ci vede, se non ti muovi non vede. Adesso muori. È uno. È venuto in bocca al lupo. C'è niente da prendere qui. Ma io quello che mi chiedono. Ah, ok. Teniamo la balestra, eh? Questo li uccide subito. C'è un altro lì, cazzo. Cosa? È il lupo!
Ho sbagliato io, ho sbagliato io. Qui non è colpa di nessuno, è colpa mia, ho sbagliato. Tanto viene di qua adesso. Eccolo qua, fermo. Torna dentro. Dovrebbe tornare dentro. C'è un altro laggiù, eh. Eccolo là, uno e due sono. Fermo, fermo. Adesso. E due. Attenzione perché potrebbe di nuovo arrivare. Eccolo qua. Non è possibile. Ma non è possibile che siano più reattivi del personaggio che guido io. Non è. Adesso li ammazzo tutti subito, bomba. Non ho voglia di star qui a aspettare io. Porca puttana, ma che è nervoso, Cristo. Piace questa. È tre. Bisogna far così, non bisogna temporeggiare qua. Madonna che casino per cambiare le armi, però non bastava un tasto, Dio fa. Porca puttana che modalità di merda. Tra le armi, la mira e il modo di muoversi. Mamma mia, che orrore. E lui mi becca, eh? No, ma non è possibile che hanno sempre le armi cariche. Ma io non capisco, Dio fa, cioè, ma mamma mia, che incazzatura, porca troia, che incazzatura, oh. Figli di puttana.
si finiscono i colpi. Mi sono rotto a cazzo di star qui a aspettare tutte le volte. Andiamo, dai. Dopo un po' ti rompi i coglioni. E che cazzo davvero, hai ragione. Aspetta. Ok, vediamo un po' adesso dove cazzo dobbiamo andare. C'è da raccogliere ancora. No, più niente. Dobbiamo andare. Però dove? Madonna mia. Questo è troppo alto. Qui dentro non c'è niente. No. Via. Minchia, mi fa incazzare che loro, minchia, camminano senza neanche prendere la mira, ti sparano, ti beccano. Ma porca puttana. Una cosa che mi ha sempre fatto incazzare quella. Dovranno mirare leggermente, no? Una bottiglia. Ah, ok, di qua si entra. Andiamo a tirarlo su dopo. Fammi solo vedere una cosa. Va bene, ok, pattinaggio artistico. Esploriamo quest'altra porca puttana qua. Non c'è niente. Non c'è niente. Va bene. Vabbè, lì è la classica porta che dobbiamo aprire. Boh, non c'è niente. E allora, ops, non c'è niente le balle. C'è invece. Ok, io direi che la via sicuramente è questa porta. Facciamola un po' di corsa. Banco da lavoro, ma credo. Proviamo a vedere, ma niente. Ok, qui c'è poi la porta da aprire. Via, vai, vai, dai. Andiamo, andiamo. Allora, qui cosa c'è ancora da fare? Stabilità, cadenza di tiro, rinculo.
40. Facciamo questo, dai. Boh, non si può fare più niente, eh. Boh, non si può fare più niente, c'ho solo 18. Bene, ok, qui possiamo fare più niente. C'è un po' poco da poter modificare, comunque. Tomb Raider Decisivo modificavi molto più in fretta ed era più veloce. Vabbè, comunque sono due giochi simili, ma chiaramente diversi come storie. Adesso qua dove dobbiamo andare? Di qua, sì, di qua. È normale, no? Dove ti lascia scavalcare perché devi andare. Ah, qui dove aveva lasciato. Ok, ho capito. Qui non si può entrare. Ricordate questo? Qui neanche si può aprire. Andiamo a vedere di qua. Niente, torniamo indietro. Quella non si apre. E non penso neanche che si possa andare dentro. Quindi è di qua. Li hanno Ragazzi, ammazzati. ci siete ancora? Non ti avvicinare, sono io. Scusa. Come stai? Lasciati, questi sono quelli che gli hanno salvato la vita. Porca troia, ha messo male, eh? È messo male. Ti muovo il braccio. Poverina, però, cazzo, Andiamo. gli hanno rotto martellate. Voglio provare a salvarlo. Servono tutte le medicine che hai. Cos'è stato? Un martello. Io non c'entro. Sdraio. È rotto, altro che è rotto quello lì. Lo senti? Yara.
Mi sa che gli devo amputare. Sindrome compartimentale. Ecco. Cosa vuol dire? Dire che va amputato. Sì. È un soldato, ha bisogno del braccio. Se lo sono andato in terra. Mi passa del dolore. Ti prego. Cosa ti serve? Idealmente. Sega, punti, borsetta, antibiotici. Ora la torniamo. Abbiamo coltelli, il fuoco. Puoi cauterizzare. Parlerebbe di infezione. Sì. Fauno, vado all'ospedale, impiegheresti 2 giorni. Non mi interessa. Non lo dico per te, Abby, non può resistere 2 giorni. E se ti aiutassi a raggiungerlo in 2 ore, l'ospedale dei lupi, giusto? Sul lato ovest. Come? Abbiamo dei ponti. Li usiamo per poter evitare le inondazioni. E voi può resistere 2 ore. Probabile, sì. Fai l'elenco. Ehi, dici sul serio. Quei ponti sono pieni di ieri. Sì, ma girano solo un piccolo gruppo. Sentite, un piccolo gruppo. Non è uno scherzo. Leva. Ragazzi, 5 minuti e poi devo staccare. Devo prepararmi e andare a lavorare. La vuol salvare perché lei gli ha salvato la vita. Lei, se non era per quei due lì, Abby moriva. Attenzione. Sai quello che fa? E comincia un'altra avventura qua. Anche i tuoi amici sono lupi. Sì. Fortuna che c'è da me. È uno dei migliori chirurghi di sempre. Dritta in cielo. Il percorso parte dal fiume in tempesta. Da lì in poi so dove andare. Quei ponti ci aiuteranno a superare le rapide. Sì. Un paio d'ore. Non sto mettendo. Ok. Con quello che riesce a trovare da lui. Non sarebbe male. Se recuperiamo le scuole, sì. Di ogni possibilità. Entrare in acqua, le rapide sono troppo forti. Sai nuotare, vero?
Anche i nostri cani giocano a carte, sai? Dall'altezza avrei detto altro. Sì, il mio muscolo si sviluppa troppo adesso. Il sangue resta bloccato nel tessuto. Una specie di pelle del corpo. Muscoli versi dentro. Arrivare in cima al palazzo. Sei mai stato su questi ponti? Sì. Si può vedere un moteiene. Serafino. Non lo so. Sei pronto ad affrontarlo? Ieri l'ho fatto. Ma loro ti stavano dando la caccia. Tutti ci danno la caccia. Chiunque legga questo messaggio, non mi importa chi, non mi importa se il lupo serafita, come sta cazzo o come stracazzo ora farsi chiamare, mi salvi per favore. Farò qualsiasi cosa, sfregiarmi la faccia, sparare a qualche stronzo della Fedra a cui non importa un cazzo di me. Non posso morire qui, non voglio morire qui. Per favore, mi troveranno, mi faranno a pezzi. Qui non si può entrare? No. Va bene. Però aspetta, eh. Non si può entrare? Ma come non si può entrare? No. E dove cazzo dobbiamo andare allora? Ci deve essere passaggio, eh? Ah, ok. Attento ai vetri. Perfetto. No. Ok.
Ma ragazzi, io direi che ci possiamo quasi lasciare qua. Dov'è il ragazzo? Adesso cado giù, eh. Tantomeno di qua bisogna andare. Che lei possa guidarvi, ok. Va bene. Allora, ragazzuoli, io penso che dobbiamo... come cazzo fa? Ragazzi, lo vedremo un'altra volta. Ci fermiamo qui. Alla prossima. Ciao ciao.